Maria Rosaria Boccia, la denigratrice dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano e del governo, nonché della Meloni, nonché della moglie di Sangiuliano, perché ha derubricato la sua vicenda a capriccio di una donna. Ecco, Maria Rosaria Boccia si è fatta fuori da sola. Si è fatta fuori da sola quando ha deciso di non partecipare all'ultimo momento a è sempre carta bianca e di farsi intervistare da Bianca Berlinguer, dopo aver per tutto il giorno detto io devo difendere la democrazia, sono una paladina, fra poco saprete la mia verità. Bene, quando c'era da dire questa verità, la Boccia ha scoperto di trovarsi davanti a una giornalista che gli avrebbe fatto delle domande che potevano metterla in imbarazzo, comunque non concordate, e allora praticamente ha rinunciato all'intervista. Leggo che ha anche lamentato che dopo ci sarebbe stato un dibattito, ma il dibattito c'è stato anche dopo l'intervista che ha rilasciato sulla 7, quindi non credo che sia stato questo a fare la differenza. Noi sappiamo tutti che l'affair Boccia è stato cavalcato dalla sinistra, dal punto di vista politico anche legittimamente, perché quando uno sbaglia l'avversario cerca di fartela pagare. È stato cavalcato dalla sinistra, prima per ottenere le dimissioni di Sangiuliano e poi per dire che insomma tutto il centrodestra non andava bene. Però a questo punto io vorrei leggere un breve tratto della comunicazione di Bianca Berlinguer all'indomani della mancata intervista. L'accusa di essere stata trattenuta in camerino contro la sua volontà, perché la Boccia dice anche questo, c'è solo da riderci sopra. Quando io ho cominciato a chiederle quale prove potesse portare a sostegno di affermazioni così impegnative, tipo che il governo era sotto ricatto e via discorrendo, la signora Boccia, scrive la Berlinguer, ha dichiarato che non aveva studiato sufficientemente la sua storia, e chi doveva sapere della sua storia se non lei, e che io, la Berlinguer, non ero preparata sulla vicenda e che tra noi non c'era il feeling necessario, insomma, gli dava fastidio avere qualcuno che potesse sollevare dei dubbi. Ora, io non credo che Bianca Berlinguer si possa annoverare fra i giornalisti a servizio del centrodestra, ecco, diciamo così. Però devo dire che, insomma, i suoi 35 anni di professione, dice lei, non mi sono mai trovato in una situazione simile e da questo momento non intendo più replicare alle affermazioni di Maria Rosaria Boccia. Ecco, da una che sente tutti i martedì mezz'ora con Corona, quindi direi che ha molta pazienza, dire che non vuole stare più su Maria Rosaria Boccia, direi che questa è la dimostrazione che questa donna non è minimamente affidabile. Adesso io non so cosa altro dirà per restare sulla scena, però certamente, come dice la Berlinguer, ci sarà solo da sorriderne.